Nuara, primi mesi del 1887, d'anturno alla Basilica San Gaudenzio, a iera di una un bur de leggenda. A son tutti lì con un ascensore per vaite la cupola che l'architetto Alessandro Antonelli alla finì e che il vescovo a sta per benedì. Stefano Molli all'elvasse di buon'ora per poter essere per tempo e cui 121 metri d'altezza per un lasso un baià. Con la lauda alla verticalità, all'ugena, alle una delle strutture più arziguse mai inventate. Questa visione è cisa la veglia di Mnico Chiel, un architetto guaiante. Da Masnà, sua prima desmura, è stata una scatola tucchettina di bosco per le costruzioni. A Borgomanero, dove allenà e alla vivù fino al ginnasio, ai passava i dopo di snè semblando insieme si ta inventà, faite casote, scuole, ospedali e cese, con i ciucche out slanciando verso il cielo. Perché era ben naturale, appassionante, laureasse all'ingegneria civile a Turin, dove sfermatò per studiare urna e figura all'Accademia Belle Arti. Molli alle nom curius e a Turin a visita al Museo Egizio, dove incontra il direttore, om timid, ma con un anno di travai che bulversa. L'egittologo Ernesto Schiaparelli ha letto un filantropo antivista che da poco ha fondato l'ANSMI, un'associazione per dare aiuto ai missionari italiani ante il mondo. I due ha condiviso i medesimi valori. Schiaparelli ha incontrato il bisogno di ristrutturare le sedi di œuvre assistenziali, la mancanza di scuole, ospedali, ospizi in Egitto e in tutta l'Africa settentrionale e al Medio Oriente. E Molli anche cammina a sturniche sul da fesse. Ha la competenza e la passione che fanno da manca. Dal 1990 l'ANSMI diventa il più avvusato promotore italiano di attività edilizie antipaes foreste. L'architetto Molli ha ricevuto varie incarichi all'aeroporto in Terra Santa, Siria, Libano e in Egitto, dove a Luxor ha costruito una scuola per i CIT e una per le cite. E la medesima roba a farà Asiut due anni più tardi. Queste costruzioni ed altre destinate a missionare assunta caie scavo archeologico sotto la tua di Schiaparelli. E a per capite che il governo gli œuvre per lui e ante le casse prima trasportare in Italia. Di sette figli di Stefano Molli, le scunt, Piero, alla la medesima passione del padre per l'architettura. Del 1906, appena laureasse ingegnere a Turin, a pia parte con Ernesto Schiaparelli alla missione archeologica italiana a Asiut. Del 1920, sono passati 4 anni dalla morte del padre, Piero Molli è ormai un progettista molto ben stimato. In Egitto studia da fese per gli edifici che i sono. A cerca i terreni che per venire a Tai per costruire nuovo. Attira su scuole, ospedali, ma naut del all'Ufrapa. La misa tua mia, Ernesto Schiaparelli, a Meur del 1928. L'ANSMI aveva nascuto con i suoi angaggi e alle proprie Piero Molli che realizza il seminario francescan a Giza, due Schiaparelli alla via incamminai i suoi travai de scout.